Raga, aspettiamo un attimo. Tum, tum, tum. On the stats. Bella raga. Ok. Eravamo andati ai box, puntata con Madura. E continuiamo. Devo vedere l'uscita dai box. Perché non sapevo se slittava, credevo che potevo uscire subito. Aspetta, ecco qua che mi ricordavo di mettere la chat. Aspettate, mannaggia, Mister Piero. Live. Mirko, bella Mirko! Ah, cavolo, devo mettere l'ers. Ok, siamo tornati. Siamo in prima posizione e dobbiamo andare fino a fine gara con sta gomma. Quindi cominciamo tranquilli, dobbiamo fare 15 giri, quindi. Comunque Butler sta praticamente tallonato a fette. Il fatto è che non ha, cioè, Vettel, come potete vedere, ha gomma dura, Butler gomma rossa. Per chi non c'era nella live di prima, sta giocando senza nessun aiuto e tutto, capito? Hamilton è uscito parecchio dietro. Scusate un attimo che vi vedo sul rettilineo chat, perché non voglio fermarmi ogni volta che arrivo un commento. Troppo. Com'è Piero? Bella Terminator! Com'è? Sto bene. Devo riprenderci anche. Vaffanculo, stavo a vedere la chat. Ho vinto il GP di Spagna con un sorpasso all'ultimo, superando Butler. Non potevo andare di meglio a Butler. Mamma mia, raga, quanto se lo merita. Cioè, guarda quello là, si è messo la gomma rossa. Smette e attacca a Vettel, perché mo deve fare un'altra sosta. Vettel no. È anche passato, raga, vendete in alto a sinistra. Butler ha passato Vettel. Eh no raga, se guardo la chat vado a un muro. Piero, mi chiami che devo vedere la live di Gabbo. Che vuol dire mi chiami? Piero mi chiami. Co2, attenzione! Devo vedere la live di Gabbo. Se vuoi vedere la live di Gabbo, va a vederla. Mamma, pure raga, Rainbow è un bel gioco. Mi piace. Cosa ha fatto Vettel? Perché è scomparso dalla... Ah, l'ha passato anche Hamilton. Hamilton ha messo gomma gialla. E qua le gomme stanno in buono stato. Aspettate il dritto. Ok, aspetta un po'. Panico. Lo so, perché ogni volta che mi arriva un messaggio devo levare lo sguardo. E se levo lo sguardo ovviamente vado lungo e sbaglio. Credo che bisogna alzare un po' la difficoltà, eh. Io sto guidando. Allora, io ho messo questa difficoltà perché è la prima gara che faccio senza aiuti. Con il controllo d'azione mi ci devo ancora abituare.
e faccio molti errori, quindi ho messo. Oh, Hamilton secondo, doppietta Mercedes. E quindi, mamma mia che traverso. E quindi ho fatto così. Mi rispondi dove? Che cosa chiami? Che cosa. Hamilton 3 secondi e 2, ma io continuo così. Oh, mi si è intraversata la macchina. Per Francetti, sto chiamando, non mi arriva la chiamata, non mi arriva la chiamata. Che ti devo dire? Sì, lo so, Vittò, che sei te, ma non mi arriva la chiamata. Mamma mia, attenzione! Hamilton ci sta recuperando, ma in teoria dovrebbe fare un'altra sosta. Ok, adesso mi è arrivato. Porco due, sono andato a muro. Ok, Vittorio, ci sei? Ciao! Adesso questa live sarà. Porco di. Cosa com'è? Mamma mia, Vittò! È uno spettacolo, giocato senza nessun aiuto, è veramente qualcosa di. Tanto te lo regalo io, quindi che ti compro? Gigi! Io sto girando molto lento. Ma Power l'ha vinto il Summer Trials. Però era primo. Sì, lo so, lo so, lo so. Ma guarda che manco i vocali su WhatsApp vanno, eh. Manco i video, non carica più niente. Oh. Su YouTube sì, ma su Instagram o WhatsApp no. A me su Instagram non mi fa vedere le storie, sto impazzendo. Io non stavo nel gruppo. Comunque ragazzi, sto gestendo le gomme alla perfezione. E sto anche allungando, sto facendo dei verdi. Mo' le vado, aspettate. Devo mettere la live. Pubblicato. Allora, mi vado a fare dei GP e delle prove tempo. Rimango connesso alla live comunque. Sì, grande Mirko, non ti preoccupare. Non è Mirko Marrocco, è un fan. Gato Squared. Secondo me devi alzare la difficoltà, amico, comunque, perché mo tu ogni volta che scendi in pista migliori. Guarda che Vittò, praticamente questo ragazzo che mi segue sta come te, praticamente è il suo primo Formula 1. Oh, che cosa è successo? Vabbè, ma diciamo che tra il 16 e il 19 Vittò cambia troppo, cambia tutto. Grande Mirko Longo. Ma su me la fa. Cioè fa schifo Gabbo al Twitch coso, no? Vabbè, sarà la prima partita. Oh, 1,29,3 è alto come ritmo. Però Powers me il Summer Trials li vince.
sono 25.000 euro. Dividere in 4, sì. Perché ci sono delle modalità, su me però il giocatore è lui. Perché ci sono delle modalità che sta fa da solo e delle modalità che le fa insieme. Infatti dopo tu vai a vedere le classifiche, non ci stanno Lomba, sti amici suoi, capito? C'è solo Fnatic Pau. Non capisco perché mi parte lì. Comunque vi avviso, per chi non l'ha visto, che Weber, ancora due spettatori, non ci credo, che Weber con la sua Red Bull è terzo. Ma non capisco perché mi parte la macchina. Boh. È terzo, è passato Butler e Vettel. E è con gomma hard, quindi attenzione se nel finale ci recupera, non credo. No, in realtà sul gioco non credo che c'è. No, non c'è Leclerc. Cioè, non è che non c'è perché non l'hanno messo. Perché c'è Butler al suo posto. Nella carriera, praticamente ci sono due rivali. Cioè, noi cominciamo la carriera dalla Formula 2, no? Ho fatto 28 e 9, buono. Noi cominciamo la carriera dalla Formula 2 e Weber è il compagno di squadra nostro e Butler è il nostro rivale della Formula 2 e praticamente ce li portiamo in Formula 1. È perché non possono mettere in pista tre macchine, quindi levano sempre il secondo pilota. E Butler è andato in Ferrari e quindi Leclerc, bella per lui. Praticamente danno più o meno macchine di stesse prestazioni. Cioè, se tu vai in Williams, che è la macchina più scarsa, non è che a uno gli danno la Mercedes, gli daranno le altre macchine più scarse. Io sono partito con la Mercedes perché volevo vincere un mondiale. E dopo, boh. A cosa? Al tuo compleanno? Volevo, ti mando. Che? Di chi? 10 luglio. Ah, infatti non mi ricordo, ma mi sembra che una volta me l'avevi detto che Buio faceva il compleanno il giorno prima di te. Sì, me l'avevi detto. E tu gli vuoi fare tipo un regalo? Motivo, io ti porto la scatola di Formula 1 e dentro non c'è il gioco. Ah! No, comunque Gabbo sul Rainbow è abbastanza forte, però cioè non è forte a livello dei pro gamer. Che sono le cose della storia? Ah,
sì, che sì, vabbè. Sì, ho capito, ho capito. Tipo Red Dead Redemption 2. Cioè, non è molto per i giochi quelli dove ci stanno le partite online. Questa Mercedes dà grandi soddisfazioni ma anche grandi pecche. Cioè, mi aspettavo una macchina precisa, facile da guidare. Il volante, se ce la facciamo a regalartelo. Il volante è bello difficile, cioè è un po' difficile. No, non puoi partire senza gli aiuti. Sì, Vittorio, il fatto è che se devi andare gradualmente a levarli. Perché se tu parti senza aiuti, probabilmente sbandi, non capisci niente e ti passa sicuramente la voglia di giocare. Quindi con un minimo di aiuti ci devi partire e dopo però ti devi imporre che piano piano uno alla volta, sempre uno alla volta, li devi levare. Cioè tipo io ho detto, io mi sono messo sta cosa, no? F1 2019 lo comincio con il traction senza il controllo trazione e quindi mi ci sono messo là un po', l'ho provato. I primi momenti sono stati abbastanza traumatizzanti, però comunque piano piano ci fai l'abitudine. Tu con un minimo di aiuti devi partire. Che c'ho tipo i video su YouTube? Zago Caos! Oh, comunque io qua sto a fare un passo gara da 29,6 ogni giro, eh? Se tu diventi al mio livello, fidati che ci divertiamo. Eh? Ah no, io non l'ho visto. Perché ho silenziato il gruppo io. Mo' tipo lei vede la live. Cazzo. Ciao Roberta. Ti puzza oi. Comunque io sto a fare una gara, cioè pochissimi rewind, sono felicissimo. Una gara al 50%, eh. Allora, cioè dipende, non è che ogni Gran Premio sono gli stessi giri, Vito. Questo qua è 29 giri, è praticamente è metà del Gran Premio che fanno loro. Cioè 100% un'ora e mezza, no, capito? No. Una volta, perché allora, se tu tipo fai le gare al 25%, loro le gomme diciamo, te le usurano di più, no? Perché, cioè, se tu fai con l'usura reale delle gomme la gara al 25%, cioè potresti fare con la gomma più soft tutta la gara praticamente. Sì. E quindi loro comunque te lo amplificano un po'. Bello!
Comunque Hamilton non si ferma, cioè ha fatto un pit stop, ha fatto gomma rossa, gomma gialla e non si ferma. E io sto allungando costantemente su di lui. E ciò mi piace. Anche se sto sbagliando troppe volte. Sono andato in Mercedes pure perché potevo andare in Red Bull ma non mandava dopo col motore, cioè. No. In Ferrari c'era andato Coso, Amos Laurito e in Mercedes. Cazzo. Il fatto è che Vettel, cioè non è che tu dici piglia migliori, è dura la cosa. Ma chi è di nuovo veloce? No, mi è arrivato l'ingegnere, mi stava parlando. Comunque sta gara in teoria dura 45 minuti. E sono al 24esimo giro su 29. Ma c'è Vittò. Dopo che fai sta gara impari tante di quelle cose. Cioè, è veramente Vittò tanta roba. Sette secondi e 4, voglio vedere dove stanno i miei rivali. Contro chi competo? Ok, i nostri principali rivali in questa gara sono Weber e Hamilton. Aggiornamento completo gara. Sei in prima posizione, davanti a tutti. Quello dietro di te è Lewis. Aggiornamento completo gara. Stai guidando il gruppo, sei in prima posizione. Lewis è dietro di te. Il distacco da quella dietro è 7,4 secondi. Monta come medie usate. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Sei giri al termine. Sei giri al termine. Veramente? Mi sento molto più sicura adesso a guidare la macchina, anche se ho un assetto che non mi soddisfa. Le gomme, bene o male, stanno messe bene. Pochi bloccaggi, non scodo più. Mi sento veramente molto più forte e sicura a guidare. Oggi è il compleanno di Vettel. E giovedì scorso si era sposato. Otto secondi e tre Hamilton le ha distrutte le gomme. Ma Weber è lontanissimo. Sì, però non mi dice, cioè se io tipo gli dico aggiornamento completo gara, lui non mi dice in che posizione stanno. 10 commenti. Aspettate, metto in pausa. Ho fatto un GP a Monaco per prepararmi a quello della carriera. Sono arrivato terzo. Il fatto è che Mirko, se tu a Monaco devi fare, ti devi preparare bene la qualifica. Perché se tu a Monaco parti dietro e dopo in partenza fai male, praticamente non recuperi più. Quindi devi concentrarti molto sulla qualifica. Dopo la gara, tanto come va va, devi stare un po' attento al pit stop, che se tipo pitti un po' troppo presto ti escono davanti. Però dopo, bene o male, mamma mia.
Aspetta, voglio rivedere questo salvataggio. Che bella sta Mercedes da fuori. Vediamolo qua. Mamma mia! Grande così! Ah, già era un frenata. Sto girando veramente un po' molto. Comunque il passo c'è. Sto girando costante. Vedi se Power fa il coso, fa il Summer Trials. Io mi vedrei fa, cioè Gabbo, guarda, tanta roba. Allora, ho messo le qualifiche complete, ora finisco le libere e poi mi faccio il GP sulla carriera, speriamo bene. Ma Monaco, cioè se va male a Monaco non è, non vuol dire niente, cioè Monaco è più una gara a sé, perché è unico come pista. Sono andato a muro così, non ci credo. No. Quindi, cioè, stai tranquillo se a Monaco magari non vai abbastanza bene. Eh? Quindi, fra, è da vedere tutta, perché si sa se Power ha vinto o no. Sto guidando male, raga. Sono stanco. E dopo sto a parlare con Vittorio, quindi non sono concentrato. Oh, Norri! E dai, però! Ma non può essere così, oh! Incavolà perché non sta più concentrato. Norris fuori, qua davanti che è? No, è per leggere la chat, devo mettere in pausa. Se no, brand new GTA. Veramente mi sto scordando. No, perché mo non è la chat, sto a fa errori di guida. Io al 28° giro provo il giro veloce. Infatti sto a recuperare l'Hertz e provo un giro proprio alla morte. Chi? Oh, Verstappen ha passato Weber, grande Verstappen. Mannaggia però, c'avrò questo qua davanti nel giro quello forte. Ma mi sa che è Giovinazzi, sai. Avvicinandosi doppiato. Sì, è il povero Giovinazzi. Però povero Giovinazzi. No, non ci credo. Stavo recuperando tutta l'energia, stavo facendo tutto perfetto. Se tu metti miscele basse lo recuperi. Cioè, non è che lo recuperi. Sì, lo potresti recuperare.
Mo raga sto fa veramente. Sto guidando a cavolo perché sto preparando. Sì, ma se dopo finisci tutto il carburante non è che lo recuperi. C'ho anche il DRS. No, che non spreca carburante. Apri la mobile. Io dico, cioè, come può essere che si gira la macchina in quel modo? Ok, senza aiuto. Oh, se Power vince il Summer Trials, comunque è una soddisfazione. Io non c'è, perché per fare tutte le regolazioni sbaglio, raga. Questo maledetto Luna Park, Luna Park, Luna Park. Ma raga, ma si gira in un modo che purtroppo adesso le gomme non ne hanno più, eh. Tre secondi di penalità, Oiena. Vabbè, Vittorio, che hai detto? Guarda, a me Rainbow. Mi piace abbastanza. Mamma che giro ho fatto. Ma guarda che Gabbo a Rainbow è forte. 10 secondi e 6 gli ho dato. Cioè, ovviamente c'è gente più forte di Gabbo. Però, cioè, Gabbo lo fa per divertirsi. Ha fatto 27,4. È un tempone. Cioè, Hamilton mi è uscito dai box a 2 secondi. Adesso sta a 10 secondi. Head down crawl. E vince Lewis Hamilton il Gran Premio d'Australia. Bella gara, durata troppo. Voglio vedere quanto è durata. Vediamo il podio. Salire sul podio per la cerimonia di Eccoci premiazione. qua, Il grande è risultato di una super così, squadra, quello è risultato di Verstappen. una prestazione eccellente Mamma a mia, Hamilton. raga, sta Mercedes. Congratulazioni alla Che Mercedes. spettacolo.
Diamo una veloce occhiata a cosa è cambiato in classifica piloti. Gatti, ho fatto 26 punti. Mi chiama Gatti perché mi sono chiamato Gatti, infatti Weber l'ha preso proprio. Dove non batte il sole, Butler. Praticamente io mi sono chiamato Lewis Halloween, però tipo puoi mettere come ti chiama il commentatore. Io ho messo Gatti. È durata 43 minuti e 52 secondi. Ma il giro veloce è stato un po' umiliante. Quello che ci è andato più vicino è stato Vettel. Però ha fatto 1.28.9, io ho fatto 1.27.4. Ma veramente non c'è stata storia, guarda il passo gara. 1.34.9. 1.29.8, 1.29.9, 1.39 altino, 1.31.0 altino, 1.32, 1.32, 1.31. Commento GG grande, grazie. 31, 33, 34, 30, 34. E dopo gomma media abbiamo fatto giro d'attacco 32, 29, 6, 29, 3, 29, 9, 29, 6, 29, 4, 29, 5, 28, 7, 29, 2, 29, 0, 29, 8, 29, 4, 29, 5, 27, 4, 1, 36 perché ho rallentato. Wow! Vediamo Emil. Vediamo Hamilton. Loro fanno il giro d'attacco pauroso. 32, 32, 33, 33, 32, 3, 39, 31, 32. Dove ha fatto? Ah, giro veloce all'ultimo giro, 29, 1. Pure lui bel passetto gara. Devo staccare la live, ho le qualifiche e la gara, ci sentiamo. Grande Mirko, ciao. In bocca al lupo per la tua qualifica. Butler ha fatto una strategia inutile. Quando è che ha fatto il pit? Pit 29,5, 36. No, ma è andato male. Tutti hanno fatto il giro veloce all'ultimo giro. Non capisco perché. Pure lui? No. Weber, bravo Weber comunque. Dopo però la gomma gli è andata in Africa. Hamilton contatto con Butler, povero Butler. Butler contatto con Hamilton, Halloween contatto con Butler, Vettel contatto con Halloween. E dopo vabbè i miei avvisi. Che vuol dire l'IA di Hamilton? Io infatti io come compagno c'ho Hamilton, ci so io e Hamilton e Bottas l'ho buttato. E adesso vediamo le interviste, eccoci qua, sentiamo le tue impressioni. Questa è una carona, è stata una vittoria facile. Non dico che la macchina era fantastica. Davvero. Vabbè, dai. Credo che potenzio l'aerodinamica, quindi diciamo che la macchina era perfetta. Stai sorprendendo tutti. Sarebbe dire troppo. Segreto, sono il migliore in pista, non è certo un segreto. E sghere boys. Con Hamilton, che ne dici? Troppo vicino, è stata una spina nel fianco. Stiamo spingendoci entrambi a fare il nostro meglio. Questa mi piace. Hai sbandato? No, ho appena detto che andava bene. Sì, è vero comunque. La macchina sembrava troppo pesante. A dire il vero non so bene. No, no comment. Stati zitto. È tutto. Strano, vabbè, dai. Bello, bello. 26 punti. Abbiamo fatto giro veloce, vittoria, pole, gara sempre in testa. Abbiamo fatto, come si chiama? Grand Chelem. E buon voice. Vediamo quanti uno spettatore. C'ho sempre avuto uno spettatore in tutta la live. Sono contento. Qua abbiamo distrutto.
distrutto Hamilton, distrutto. Ovviamente qua le reputazioni salgono, però la Red Bull è quella che ci vuole di me. E vediamo più spettacolari. Volevo solo congratularmi per il podio, te lo sei meritato. Grazie, grazie. Congratulazioni per aver conquistato il podio, veramente ho vinto. Parteciperà a un evento storico. Ha guidato in maniera eccellente. Vabbè, no, Invitational no, no. Allora, vediamo l'intervista di Weber. Claire, che effetto fa vedere il tuo ex compagno di Formula 2 vincere un gran premio? Potrà suonare lezioso, ma quando ho visto Halloween la prima volta ho capito subito che avrebbe fatto strada. Beh, oggi l'ho confermato, Halloween ha un talento straordinario. Ah! Halloween ha un talento. Ma non ci credo, non credo, cioè non credevo che mi diceva di... Oh ragazzi, la Ferrari è la più veloce e la cosa che noi abbiamo... La cosa più scarsa nostra è il motore. Ma che cosa dici? Guarda. Ok. Abbiamo un botto di roba. Allora, cominciamo così. Sviluppiamo questo. Dopo portiamo un po' di tutto. E ci teniamo in punti. Tanto probabilmente fallirà tutto. Arriva tutto in... Cina, Bahrain. Vabbè, va bene, va bene. E esci dal work. Come faccio ad andare al prossimo Gran Premio? Inseguimento, prossimo weekend. Non mi va di fare gli eventi storici. Quindi facciamo anche le prove libere del Bahrain. Va bene, va bene. Bahrain è la pista, credo, la seconda più difficile. Dopo Monaco. Perché senza aiuti è veramente tosta. Sì, Vittorio, l'avevo visto, che ti tuffavi, è incredibile. Ma che era? Tuffo e subacqua tutta la Pasqua? Vittorio? Ho detto, era tuffo e dopo tutta sub per tutta la vasca. Le sessioni di prova sono fondamentali per garantire il continuo sviluppo dell'auto. Ok. Se necessario, ho detto era tuffo e dopo tutta la vasca in subacquea. Ok, non totalmente la sessione. Ah, vabbè. Vabbè, qua in Cina dovremmo portare delle cose, qua nessuno ovviamente ha sviluppato. Motore usura generale 9%. Grande, motore a combustione sta già andando in fiamme. Vittorio, ma tu ci vai quindi là a vedere? Cioè, io non so perché avevano detto dopo piscina, dopo hanno detto alle 6:30. A me sinceramente torni a casa, riesci a arrivare? No. Dopo io vado sempre al mare dopo la piscina. Vado diretto al mare. Quindi Stitch. Vado, aspetta, non mi ricordo. Come cavolo si chiama? Aspetta, al Tropicana. Al Tropicana a ballare. Un po' di fortuna riuscirai a sentire la differenza. Provali. Perché più che altro sta vicino dove fa Lorenzo il bagnino e dove è tranquillo. Ok. Entriamo in Bahrain. Ho paura. Sta davanti la lucciola. Che ha detto? Che hai detto tutto? Se vuoi. No. Come puoi fare? Mo vediamo. Prima deve di mamma se di sì. Se ci posso andare. Sarai a superare la curva maggiore, sarà il tuo punteggio. Dovrai anche utilizzare il DRS.
No, se la sera no, se mangia qualcosa dopo il film ci posso pure stare, ma... No, quello là. Forse ti potrei pure dire... Cioè, dipende da quando dura il film. Perché se comincia alle 6:30 e dopo dura 2 ore... allora 8:30 sì. Ti potrei anche dire di sì. Il fatto è che non so neanche se vengo, quindi che cosa vuole? Che hai detto, Power? Che hai detto, Power? Ma guarda che mi sa, cioè, ci deve stare tipo un orario quando devi partecipare a sto Summer Trial. Ah, raga, qua sto usando tutti i rewind perché non mi va di fare più di un giro e quindi voglio farli tutti perfetti fucsia. Così posso farlo in un giro. Ovviamente se faccio così. Vai da Gabbo. Sì, perché fa vedere solo le storie che hanno messo prima che del bug, prima di quando hanno buttato giù. No, raga, ma sta curva è impossibile. Come si dovrebbe fare? Hanno fatto un ban, cioè hanno fatto un'acca, diciamo hanno fatto un'accada fatta bene. Fra. Non so quante partite vuoi fare al Summer Trials. Sicuramente c'è online. E allora. Dai, ho mancato il DRS! Power gioca. Ma non è. Se mi gioca da. Sai Vittorio che si possono comprare gli account? Tu ti prendi l'account di uno che gioca dalla season 1 se vuoi una skin. E ci cambi il nome. Cioè, non è che tu lo devi comprare da... C'è gente che vende gli account di Fortnite. Capito? Uno che non ci gioca più fa pagare i soldi per il suo account. Sì, ma non mi parte mai il DRS. Capito? Però in teoria questa cosa non si potrebbe fare. Secondo me, cioè, perché dovrebbe dire una cavolata? Perché dovrebbe dire che gioca dalla season 3 se gioca dalla season 1? Cioè, non ha senso. Se mi gioca dalla season 3.
va a cagare. Tempo altissimo. Vai, torniamo al garage. Bella Terminator, tipo bella Terminator. Allora, poco carburante. Assetto auto. Ah, vabbè. Allora, quindi io farei gestione Hertz. Sì, il fatto è che, cioè, pensa se uno c'ha il partner libero. Power si mette a giocare con coso, come si chiama? Come si chiama quel player dei Fnatic che è proprio una bestia? Non mi ricordo. Motor. No, Eric non è for Motor. Chi? Ethni. Jarl. Ma che stai di? Sì, certo che Jarl c'aveva 60 spettatori su Twitch, eh. Ma guarda che Power ha vinto i soldi al Summer Skirmish quando ha giocato con Ethnix, con Eric. Comunque non stava a giocare con Jarl, mi ricordo perfettamente. Il Summer Skirmish ha giocato con Jarl. Vabbè, quello che ha vinto tipo 6.000 euro. Ora può essere che pure Jarl che non ha rinnovato, cioè magari voleva tipo più soldi, voleva un contratto migliore. E non ha accettato. Ah sì, l'ho visto il nuovo pompa di Fortnite, un'altra arma che verrà tolta domani. Sì, ma il fatto è che non è tanta la gente che si compra la casa. È vero pure che però tu hai un... No, cioè cambiare account di Play non ha senso. Secondo me. Ma cioè, col pompa è un'altra arma che verrà tolta domani. Ma cosa, Vittor? Cioè, fa i netshot 80. Che rarità so? Bianco, ma sta scherzando. Sì, ma in headshot quello blu fa 80 e spara tu, cioè. Ma mi... Secondo me, Vito, secondo me, ascolta a me, secondo me è OP. Cioè, pensa uno, mettilo in mano a Power, che c'ha una mira della Madonna. Cioè, ti... non sbaglia un colpo. Ti bombarda.
tu che fai? Cioè, scappi. Devi solo scappare. Cioè veramente, metti uno con la buona mira che ti spara con quel coso, ma tu che fai? Spacchi il gioco. Non fai. Cioè muori. Spacchi il gioco. Sì, vabbè, impossibile gestire come in Bahrain, no? Impossibile. Non mi pare le storie. Non capisco perché. Cioè, se non le possono vedere, perché le mettono le storie? Sono incoglioniti. Perché alcune le puoi vedere, alcune no. No. Vittò ti fa vedere solo le storie prima del luck. Magari l'avevano messe tanto tempo fa. Quelle ti fa vedere. Sì, vabbè, gestione gomme in Bahrain, ma dai, no, non si può fare, ma l'hai vista questa pista? Cosa? Perché? Come solo verso squad? Ciccio non le ha mai fatte. Zero spettatori però. Ma chi è che è uno spettatore? Ma è impossibile. Ma dai, ma chi è il deficiente che si guarda la live mia di 4 anni? Comunque grande bro, cioè sei veramente una bestia sei. Di NAM Game i condotti di Aria? Ma che sa di? Ma Endgame quando? Endgame? È Endgame che sei fan Endgame. Più o meno quando è la safe che si muove, è la safe quella che cambia direzione. Stiamo testando la gestione del carburante, quindi prova ad eseguire in linea imposta entrando nelle curve. Non essere troppo aggressivo con la potenza, ma ricordati, devi comunque battere il tempo sul giro minimo. Ma io non lo sapevo però questa cosa. Ma come mai? Non lo so. Forse perché spaccano le strutture.
cross round, little lacquer. Sì, ma lui, cioè, lui si vede che ci tiene proprio al canale. Ma io non capisco perché è calato così tanto. Me non se lo merita. Me lui ancora si merita tutti gli spettatori che c'aveva su YouTube. Me lui si merita ancora veramente quegli spettatori. Ma lui dovrebbe ritornare su YouTube per avere. Già l'ha fatta una live su YouTube, l'ha fatta ieri mi sembra. Ma fa comunque 6.000 spettatori, che proprio è calato il pubblico. Capito? 6.000 spettatori. 6.000. Ok, capito, ok. Però veramente quando Ciccio andava proprio forte, cioè c'è stata quella live tipo che quelli si sono scannati a donazioni, che donavano un botto di soldi, che c'aveva 40.000 spettatori, 42.000 spettatori. Ma faceva i livelli di ninja, cioè 42.000, 43.000 spettatori, mo non li fa proprio nessuno su Twitch l'estate. Non li fa ninja, cioè no, ninja li fa. Tfue non li fa. Ma che sta a dire? Ma fra non è. Ma può essere che sta a mettere la replica di una live. Perché? Perché? Sai che io pure ho visto che un po' stava a giocare a cavolo, buildava, pushava. Cioè buildava in alto, dopo cadeva, cioè ma cadeva non perché lo facevano cadere, cadeva perché scendeva lui. Quello è spreco di materiali. Chi? Gabbo? Povero Gabbo. Ah, ma quelle non. Guarda, Vittorio, che le skin, come le vuoi chiamate? Intanto su Rainbow si chiamano operatori. E dopo ogni skin c'ha un'abilità sua, diciamo. Allora non stava a far Fortnite. Fra, ma che sei di? Ma che 3.000 spettatori? Dai, ma quello non li fa manco quando si lava al sedere. 3.000. Ma non ho capito, mi metto. Aspetta, so vedere quanti spettatori hanno. Non mi carica Twitch, neanche Twitch va. Ah, ok, sta caricando, sta caricando. Vedi, ci sta la cosa che torna indietro, sta a mettere la replica della live. Come a letto, ma? Aspetta. Come va?
era basta poi, eh. Sì. Ieri era tipo mesa del Summer Trials, la serata quella più importante. Perché se perdevi una partita ti toglievano 30 punti, se la vincevi te ne davano 20. Che ti piace? I giocatori e il gioco Fortnite. Fra season 3, season 4, ancora season 5 che trovavi i nabbi, trovavi quelli che non... Guarda che veramente... Il fatto è che non è colpa della Epic, è che... È colpa della fama del gioco. È troppo famoso. Cioè tutti hanno cominciato a tryhardare, a giocare, a allenarsi. Praticamente non c'è un bambino al mondo che ha la PlayStation che non ha Fortnite e che non ci gioca ogni secondo. Fra, chi ne sa di infatti di disinstallarlo? Il fatto è non giocarci più. Oppure quando, come faccio io, ogni tanto giochi. Se dopo a te può essere pure che non ti piace Formula 1, eh. Non è che ti piace per forza, capito? Eh? Il nostro miglior giro finora è 1.34. Cioè, ti dico, può essere pure che dopo un po' ti stufi. Che ne so io, Itto. Spero di no. Io modifico un po' sto setup e non mi piace proprio. Non capisco come bilanciare la macchina. Siamo 19esimi nel punto più veloce, 316,9 km orari. Down, ground, land, leave it like it. Proviamo a salvarlo così. Aspettate, mi devo levare la maglia, sto morendo di caldo. Ma tu a che ora vai a dormire di solito? Di solito? Mezzanotte. No, io non però non mezzanotte perché vi sto. Con tutto il caldo non è che, cioè, non mi addormento. Manco io mi addormento subito, è quello che ti dico, ma da letto non mi però non mi addormento. Comunque, raga, ancora, ma che sta di... No, su me si è buggato il counter degli spettatori, sì, sicuro. Non è possibile che c'è uno spettatore. Ma è da un'ora che siamo in chiamata. Sembra veramente che stiamo in chiamata. Oh, davanti Hamilton! Tabacchi for tutta. Scusa, ma... Ah, non è Hamilton, è Albon. Mamma però che traversi! Che bello sto traverso! Guarda, comunque le macchine ce l'hanno fatte uguali.
Guarda che traversone, bello. Ah, quindi, cioè, tu dici che su Formula 1 ci passi meno tempo? Vittorio, il fatto è che Fortnite, cioè, non è che è una droga. A te ti piace tanto, quindi ci giochi, cioè, non è che... una droga è quando tu, cioè... Tu non c'hai voglia, però ci giochi comunque. Te, quando giochi a Fortnite, perché c'hai sempre voglia di giocare a Fortnite. Dici, voglio giocare a Fortnite. Allora, oddio, fate... Cavolo di devo dire, non lo so perché. Vabbè, cioè, chissà quello quanto ci gioca. Dipende da quanto ti piace. Sì, ma stiamo scherzando, c'è ancora uno spettatore veramente. Mi sono piazzato nono a Monaco. Aia, Mirko. Aia. Nono non è ottimo, eh. Sì, perché? Che tu ti credi che ogni volta a Formula 1 dici è sempre lo stesso giro? Ti piacesse? Tu, oh Vittorio, come me l'hai detto tu? C'ho le gomme di scooter. Ma l'ha vinta sta la prima partita. L'ha vinta? Guarda che su me sto Summer Trials. C'è gente scarsa. Cioè Power non è che è un fenomeno a giocare nel competitivo, eh. È un player forte, però non è che è mongera. Non è mongera, cioè il duo mongera al Midro. Sa giocare con Cherry's TV. Ma io sta macchina non la capisco. Ma di chi sei moderatore? Ma tu sei moderatore di Power, ma che stai dicendo?
Ma scusa, ma sono risposte programmate. No, il mouse secondo me è più interessante. Vabbè, però spacco tutto. C'ho le gomme distrutte. E grazie che non sono male, cioè se le usa Power. Non dico che... saranno meglio delle due. Cioè, oppure vuoi... può essere pure evitò, che non è che sempre che la cosa più costosa è la migliore, eh? Non è che... Comunque io ho migliorato il mio tempo con queste gomme. Punto esclamativo o classifica? Ma non credo se tu scrivi Summer Tree Trials Trials. Come si... il computer non te può dire il computer, cioè Power se l'è fatto assemblare. Grazie che non te lo dice. No, ti dovrebbe dire tutte le componenti, ti vuol dire. Riesci a farti mettere in pausa anche da un bot. Sei un ragazzo forte. Ma il bot è lì, è quello scarso, il bot è non ha... Il bot è mio, è quello Stream Elements, eh? Fatti bannare. Che simpatico sto ragazzo, sei proprio un bullo, sei bulletto. L'hanno tolto per farti... Hanno fatto bene se t'hanno bannato. Ma non fanno bannato.
No, non è vero. Bannato, no, credo che da bannato la vuole vedere la live. Mi ha mutato, mi ha fatto qualcosa. Vai là, punto esclamativo classifi. Mamma, ho capito, mo vado. Mo qua tipo il primo messaggio che scrivi ban. Tipo un moderatore scrive ban Riton Vitton 11. Se non c'hai un altro account. Mamma, me ne vado. No, ne devo creare un altro. Crealo. Ok, mi ha abbandonato. Buon. Non lo so. Lo so. Vabbè, però non credo te. Cioè, se ti dirà quello che usa, tipo tastiera, mouse, APD. No, ma credo se mi ha messo o da tipo t'ha levato il bot oppure t'ha messo in timeout, non lo so. Che ne so, non lo so. Ciao mami. Tu quello è veramente stupido. Ti andare a far bannare. Cioè, scrivi sotto la live di Power. Power alla mamma Uyena. Cioè, sei un genio. Sì. Ho capito, infatti ti sei fatto banna. Cane col cane. Allora, ok, zero spettatori, quindi non si era buggato. Un passi avanti. Wow, Halloween, giro veloce. Che stendino? Oh, raga, primo tempo con gomma. Guarda che gomma. Wow. La C2. Finora il nostro miglior giro è 1:33,2. Se fate F, ma mi pio un mezzo secondo nel primo settore. Ok. Mm.
Bea tradisce Power. Bea tradisce Power. Ti banna personalmente Power. Tipo i Fnatic sono inutili. Sono utili a pulirsi il... Vabbè. Raga, io stacco la live, bella.